Bentornati ragazzi, eccoci qui con questo nuovo video. Seguirà la seconda parte del video dedicato ai nodi che volevo condividere con voi, i quattro famosi nodi. Gli ultimi due che vi voglio mostrare sono uno un tensore autobloccante, quindi a frizione, e un secondo invece un nodo normale che si usa per legare il tarp, ok? Il primo, secondo me, a mio parere, tra quelli che conosco, è il migliore, è diventato il mio preferito proprio perché ha delle qualità molto interessanti, tipo si scioglie molto rapidamente, si fa molto rapidamente anche e in più ha una bella tenuta anche di frizione sulla corda stessa. Questo è il mio nodo preferito di tensione. E il secondo invece è un nodo normale che si può utilizzare per legare una corda intorno a un albero o un cordino intorno agli occhielli, insomma all'interno degli occhielli, insomma per legare in generale. È molto bello, mi piace molto questo nodo perché si scioglie molto facilmente, quindi basta tirare e prende, il nodo si scioglie. Ma anche un'altra caratteristica che mi piace molto è che quando va sotto forte tensione si può sciogliere comunque, un po' come il gas adamante che quando viene messo sotto tensione. Non importa, si scioglie lo stesso in pratica. Bene, iniziamo con questi due nodi. Spero che il video vi piaccia. Ecco, allora, questo è il nodo di cui vi parlavo, il nodo tensore. Ora vi faccio vedere come si fa, va bene? Allora, guardate come si scioglie rapidamente, basta tirare. Si scioglie, ok? Per farlo molto semplice. Allora, facciamo un occhiello in questo modo, vedete? Ok? Andate ad appoggiare l'occhiello sulla corda in questo modo e girate come un prusik in pratica due volte, uno e due. Scusate, ho preso poca corda. Ecco qua. Uno così e due. Vedete? Poi prendete questo qua rimanente, fate un'asola e inserite all'interno della solina che è rimasta. In questo modo. Guarda, vedete? Ora basta solamente stringere il tutto e avrete questa soluzione. Ora, quando andremo a tensare, vedete? Sotto pressione non si muove più, assolutamente. Però, allo stesso tempo, nel momento in cui si molla, scivola via. Vedete? Si può regolare come si vuole. Il bello è che è veramente molto rapido da sciogliere, basta tirare e si scioglie subito, praticamente. Molto semplice da fare e molto semplice da sciogliere. Allora, praticamente un occhiello, riproviamo. Tira un pochino, sciogli poco poco, grazie. Allora, prendiamo un occhiello, facciamo due passaggi, uno, ok, e due. Ora, stringiamo il tutto. Con questa qui facciamo una piccola solina che entriamo all'interno in questo modo e stringiamo tutto. Voilà. Ok? Questo è il nodo tensore, che secondo me è uno dei migliori. Questo nodo mi piace molto perché è molto semplice da fare, va bene anche per gli occhielli e praticamente è molto rapido da sciogliere e comunque tiene bene. Allora, è molto semplice, basta fare un anellino verso l'interno, praticamente girando così, vedete? Facciamo un piccolo anellino, eccolo qua. Con questo invece facciamo un'asola ed entriamo all'interno di questo occhiello, va bene? In questo modo. Basta stringere un pochino l'occhiellino e ora facciamo una seconda asola con questo qui e entriamo all'interno. È molto semplice, non possiamo sbagliare, ok? Ora l'unica cosa dobbiamo tirare questo qui. Andando a tirare si andrà a stringere il tutto. Voilà, ok? Va bene per gli anelli, per il telotenda, per quello che vi pare. È ottimo, non si muove più, una volta sotto tensione si stringe bene. La cosa bella è che anche sotto pressione, anche se va sotto pressione veramente forte, non avremo mai un nodo veramente stretto, un po' come il gas adamante che anche se si stringe veramente forte, c'è sempre la possibilità di piegare la corda così in questo modo e avremo la possibilità di scioglierlo subito. Quindi, come il gas adamante ha la qualità che fa
facendo questo nodo anche sotto pressione in questo modo, vedete? Anche facendo molta pressione avremo sempre un anellino che si abbassa e quindi tirando si scioglie automaticamente. Veramente facile da fare e rapido. Mi sono ricordato che volevo mostrarvi anche un piccolo trucco di come tagliare un cordino in caso che non abbiamo proprio niente per tagliare un cordino, tipo che non abbiamo un coltello, e il posto dove siamo non troviamo neanche una pietra, qualsiasi cosa. Proprio se non abbiamo nient'altro, vi mostro un piccolo trucchetto per tagliare qualsiasi cordino, va bene? Si potrebbe anche tagliare una corda, però ci vorrebbe molto più tempo. Però il sistema è questo, guardate, ora io ho questo solo a scopo dimostrativo, è un laccetto che ho trovato, quindi non è niente di particolare, però giusto per mostrarvi il sistema, che può valere anche con qualsiasi cordino. Praticamente cosa facciamo? Mettiamo il cordino bloccato da qualche parte, in questo caso sono i miei piedi, ecco qua, in questo modo, vedete? Poi prendiamo questa parte. Passiamo sotto, eccoci qua, vedete? Ora facciamo conto che vorremmo tagliare il cordino in quel punto. Quello che dobbiamo fare è trovare un punto di riferimento e fare su e giù in questo modo, vedete? Vedete? Cerchiamo di rimanere, ecco qua, avete visto? E si taglia esattamente dove vogliamo. Ora, ovviamente, questo è un cordino proprio fragile, però è giusto per farvi capire il sistema, fondamentalmente, è quello che conta. Voi potete tagliare anche un cordino di paracord, va bene lo stesso, io ci ho provato e funziona lo stesso, vedete? Questo sistema qua, cercate un punto e fate su e giù. Ecco qua, vedete? Si è tagliato esattamente dove vogliamo. Beh, bene ragazzi, così termina questo video. Spero come sempre che vi sia piaciuto, che sia stato interessante. Mi piace sempre condividere con voi che seguite il canale, tutte le idee, tutte le cose che scopro e che mi vengono in mente, quindi mi piace tanto condividere. Non cerco di insegnare niente a nessuno, ma solo di condividere quello che so, va bene? E niente, come sempre un saluto a tutti quanti quelli che mi seguono e agli amici, ok? Alla prossima, ciao ragazzi!